Come faccio a fare la mia solita intro cringe in un unboxing? Ciao a tutti, benvenuti o bentornati nel mio canale. Io sono Beatrice Lorenzi, sono un'appassionata di cultura pop e più nello specifico di anime e manga e oggi siamo qui per fare un mega unboxing di Mangaio. Prima di iniziare col video, vi ricordo che nella descrizione e in bio, come ho detto praticamente in tutti i video, potete trovare tanti modi per sostenermi. Prima di tutto, seguirmi su tutti i social dove faccio dei contenuti diversi, quasi sempre comunque, che hanno a che fare con la cultura pop. Quindi, se vi dà piacere, potete dare una sbirciata, insomma, mi sostenete tantissimo. Vi ricordo anche che ho un codice di affiliazione con Mangaio, per cui avrete il 5% di sconto, ma non solo, vedrete anche un'altra promo all'interno di questo video. E inoltre su Pumpkin, se desiderate magliette, calzini e cose a tema nerd, con il codice BEA20 avrete dei calzini in omaggio. Ma ora iniziamo con questo unboxing. Partiamo col dire che Mangaio ha deciso di cambiare per quanto riguarda il packaging, per l'impacchettamento. Ecco, quindi non ci sono più le pluriball, ma il cartone, che il mio. Cominciamo con il dire che per assicurare che i manga arrivino nella migliore maniera possibile oltre al pluriball, Mangaio ha messo questo. Il problema è che questo è stato divorato opportunamente in 1400 pezzi dal mio cane. Ma va bene, iniziamo con i manga. Allora, Smile Down the Runway. Ho letto il primo volume, mi è piaciuto abbastanza, poi io devo avere praticamente tutti i manga che parlano di moda, quindi andiamo a vedere come andrà avanti. Poi abbiamo Alice in Borderland. Allora, cosa dire di questo manga? Io adoro i survival, mi sono innamorata di Battle Royale quando ero super piccola, ho letto il libro, ho visto persino live action, non una ma due volte, e quindi questo manga non me lo potevo far sfuggire. Io avevo già visto l'adattamento Netflix che mi era piaciuto, però il manga mi sta piacendo di più. Tra l'altro ha una grafica molto interessante, quindi vediamo come va avanti, anche perché deve uscire o sta uscendo il sequel. Poi abbiamo Tokyo Revengers. Allora, io sono ferma al volume 6 da tipo una vita, però Paolo, il mio fidanzato, sta continuando a prenderlo e io credo che prima o poi gli darò un'opportunità, anche perché devo capire se è veramente figo, come dicono quasi tutti, o se mi fa schifo. Non lo so, non lo so, capiremo. Asadora, il mio percorso con Urasawa sta andando avanti. Questa serie è stata in realtà una delle prime quando ho iniziato il mio percorso con Urasawa. Adesso riconosco alcuni dei suoi stilemi in quest'opera, che mi piace, è scorrevole, è divertente, ha degli ottimi tempi registici che non trovo in tutti i passaggi di tutte le sue opere, ma ne parleremo eventualmente in un video a parte. Fatemi sapere se volete che inizi a raccontarvi un po' anche del mio percorso con Urasawa qui sotto nei commenti. Poi abbiamo Jujutsu Kaisen. Ecco, questo è un manga che a me non piace. Ora, in molti mi hanno detto: ma la serie animata è bella. Ok, non lo so, non l'ho vista, però è un po' come con Demon Slayer. La serie anime di Demon Slayer io la trovo bellissima dal punto di vista grafica. Quando ho iniziato a leggere il manga, quindi io sono in quel limbo di indecisione in cui dico: ma se una serie è realizzata bene, è interessante, ha dei buoni tempi a livello proprio di animazione, di regia e tutto, riesce a salvare per questo un manga? Non lo so, ditemi la vostra sempre nello spazio commenti. Andiamo avanti invece con Kaiju No. 8, questo è il terzo volume, questa è un'opera che trovo molto carina, molto divertente, senza troppe pretese. Vediamo cosa succederà però in questo terzo volume, perché potrebbero esserci dei risvolti un pochino più pesanti. Hanno fatto una grandissima opera di marketing per quanto riguarda Star Comics con questo volume, c'era Milano tappezzata, quindi voglio vedere perché hanno deciso di puntare così tanto con questo manga. Andiamo avanti, proseguiamo, cerco di non dare giudizi troppo affrettati, a meno che non sia proprio per me un capolavoro dal volume 1 o una schifezza dal volume 1. Quindi andiamo. Dottor Stone anche qui, sono ovviamente indietro, ma raga, sto leggendo One Piece e questo mi toglie il potere di vita tipo assoluto, però lo recupererò. I disegni di Boichi sono qualcosa di strepitoso. Questo è un manga shonen che trovo scorrevole, divertente, appunto il comparto grafico lo elevo. Una dimensione allucinante e ha degli spunti molto interessanti, quindi vediamo. Poi erano esaurite un paio di cosine, quindi ho preso due variant bellissime. La prima di I Am Hero, che è un manga che mi ero fatta sfuggire per tanto tanto tempo, quindi adesso ce l'ho qui, non in una, ma vediamo se la trovo, ma ben in due versioni. Quindi questa è la regular e questa è la variant. Vediamo, so che la storia è molto interessante perché appunto come me, come vi dicevo prima, ama i survival, quindi vediamo come si sviluppa, anche perché dovrebbe essere un ritratto un pochino più realistico di quello che potrebbe succedere effettivamente nella società giapponese.
giapponese in caso di invasioni di creature mostruose. Andiamo avanti con un altro volume della Collector di Cardcaptor Sakura, Clamp, mio amore d'infanzia. Questa edizione è bellissima, devo dire la verità, ho letto solo il primo volume, l'avevo già letto anni fa, però mi piace tantissimo averla in libreria e sicuramente appena avrò un attimo me la prenderò. Come già vi dicevo in altri video, il grosso problema di questa edizione è che è stata un'occasione sprecata per quanto riguarda il creare dei bei tarocchi segnalibro. Lo so che ero un po' piccolo ogni cavolo di video per questa cosa, però che occasione sprecata, raga. Avremmo potuto anche farci un bellissimo, non so, poster o qualcosa con le carte di Claude in versione tarocchi. Vabbè, ci rimarrò sempre male. Chainsaw Man. Allora, io non ho preso e non prenderò mai la box, perché uno, in generale box non mi piacciono, soprattutto quando le fanno quasi sempre troppo piccole o troppo grandi. Ma il problema di questa box era proprio brutta, con quella letta lì che sembrava tipo il distributore delle Goleador. Sapete, nel tabacchi, quello sotto casa, quello magari un po' losco, dove c'è gente che beve sprizzapero alle 5 di mattina, ecco. No. Però Chainsaw Man è una delle opere che mi è piaciuta di più ultimamente. Sono molto curiosa della seconda parte. Non vedo l'ora di vedere l'adattamento anime. Quello me lo guardo assolutamente, perché già dal trailer ho avuto l'hype a bestia. Fatemi sapere se anche a voi è piaciuto l'adattamento anime e se in generale vi sta piacendo Chainsaw Man. Sono curiosa. Poi Call of the Night. Allora, qui ho dato fiducia all'amico Caverna, perché lui diceva bellissimo. Io di solito dell'opinione di Domenico non mi fido, no, non è vero, a volte mi fido. Ho letto il primo volume e ho detto, non lo so, carino, mi ha dato un po' le vibes da Bakemonogatari, non lo so, vediamo, proverò ad andare avanti, vediamo cosa succede, non lo so. E poi abbiamo la variant di Blue Giant. Questo è un manga che non mi aspettavo mi avrebbe colpito così tanto, quindi in realtà prendendolo, vedendo un po' di recensioni in giro, ho detto vabbè, me lo provo a prendere, vediamo cosa succede. E parla di musica, parla di jazz, che tra l'altro è una grandissima passione della mia mamma, quindi magari potrebbe essere l'occasione per iniziare a farle leggere manga. Non lo so, vediamo, non mi precludo niente. Vediamo com'è. È assolutamente avulso da quelli che sono i miei soliti stereotipi e quindi bisogna anche espandere i propri orizzonti, sono molto curiosa. Allora, raga, prima vi dicevo di un altro beneficio dell'ordinare col mio codice, perché vi arriveranno queste Lamin Cards esclusivissime di Boruto in collaborazione con Crunchyroll. Ora, io Boruto non lo seguo perché la sola idea mi fa un po' cacare, però queste Lamin Cards devo dire che sono molto molto carine. Le sto guardando io perché voi non me lo meritate. E tra l'altro dovrebbero essere tutte diverse, una di 9, non sono doppia, ah, c'è Sasuke. Ok, quindi avete anche questo. Ora l'unboxing è finito, noi ci vediamo al prossimo video o su tutti gli altri social, trovate tutto in descrizione, presto ripartiranno anche le live, insomma, raga, se volete vedere la mia faccia ci sono tante occasioni. Ci vediamo alla prossima, ciao!